Siamo qui in i giardini Brigate Alpini in zona Valentino di fronte all'Eurospin. Questo campetto che vedete è un campo di aggregazione spontanea dove i ragazzi normalmente durante la settimana vengono a giocare a pallone. Questa è la prima iniziativa Restyle. L'iniziativa consisteva nel fare un esperimento sociale di peer education e di laboratorio di cittadinanza attiva. Siamo presenti a un torneo di street football, di calcio di strada, che è stato totalmente organizzato dai ragazzi che frequentano questo spazio. Come educatore ho proposto ai ragazzi se avevano voglia di proporre un'iniziativa per rilanciare il quartiere e per dare una visuale del mondo giovanile diversa rispetto a quello che si ha, e loro hanno proposto una partita di street football. Le squadre sono state totalmente organizzate da alcuni ragazzini più maggiorenni. I ragazzini che partecipano a questa iniziativa hanno un'età media dai 14 ai 17 anni, che si sono ritrovati qui spontaneamente, si sono organizzati in tre squadre e qui abbiamo raccolto un po' di fondi per prendere qualcosa da mangiare, comprare una coppa, comprare il pallone, e abbiamo messo in moto questa iniziativa. È una partita di street football. Da questa iniziativa dovrebbe venire fuori un'esperienza anche di carattere pedagogico, perché i ragazzi nell'organizzare questa iniziativa hanno dovuto trovare una sintesi tra di loro, quindi mettersi d'accordo, organizzare le squadre, cercare loro, i loro coetanei che avevano voglia di partecipare a questa iniziativa, un'iniziativa che è pubblica, di conseguenza ha una valenza diversa rispetto a quello che loro normalmente fanno, anche se di fatto è quello che normalmente loro fanno, è anche il luogo in cui loro si ritrovano. Da un punto di vista sportivo è interessante, abbiamo avuto delle attenzioni da parte delle società sportive, della Pastor Frigor, del Casale Calcio, il nostro stesso volantino è stato fatto dal responsabile marketing del Casale Calcio, ed è interessante perché il mondo del calcio, diciamo quello più istituzionale, è andato verso i giovani e non i giovani al calcio. Cioè, il calcio che va nei luoghi di aggregazione spontanea dove si gioca a pallone e non i giovani che vanno negli stadi o nelle società sportive. Questa è una cosa un po' particolare che è successa un po' all'incontrario. Questa iniziativa è un laboratorio anche per far vedere all'amministrazione comunale quanto sia necessario costruire uno spazio di aggregazione che parta da bisogni che i ragazzi e la cittadinanza hanno, e sono bisogni alla quale si approccia con una progettazione dal basso, una progettazione con chi utilizza lo spazio stesso, quindi alla pari, peer education. I ragazzi sanno che questa iniziativa sarà anche un modo per dire all'amministrazione comunale: attenzione, noi siamo pronti, dateci uno spazio che possa essere un quartier generale per fare questa iniziativa non soltanto qua, ma anche negli altri quartieri. Questo gruppo si dovrebbe poi costituire in un gruppo promotore che va a trovare altri ragazzi in altri quartieri per poi poter organizzare in futuro, almeno l'obiettivo è questo, non so se si raggiungerà ma ci proveremo, un torneo di street football a livello quartieriale, quindi in tutta la città. Che tipo di valenza educativa ha un progetto di questo tipo? Beh, innanzitutto è un percorso esperienziale per i ragazzi, all'interno della quale un educatore può fare monitoraggio, può attenzionare quali sono le aree critiche e abbandonate della città. I ragazzi, da ipotetico problema vissuto, non reale, ma magari vissuto, diventano una risorsa per il proprio quartiere e per la propria città. Questa è un'iniziativa che ha visto la partecipazione di alcuni giovani volontari che sono già impegnati in altre situazioni, Caritas, eccetera. Mi chiamo Luigi Nacchia, ho 21 anni e faccio adesso qua il volontario in questa iniziativa. Non è la mia prima volta che faccio il volontario, tra l'altro lo faccio anche in Caritas, e sono rimasto molto sorpreso da questa iniziativa, anche perché tende a smuovere molto più i giovani in maniera maieutica, a farli agire in modo proprio piuttosto che agire per loro. Ma con loro. Siamo qui in uno dei giardini pubblici di uno dei nostri quartieri più importanti della città, che è Corso Valentino, dove si stava svolgendo un torneo organizzato direttamente dai ragazzi del quartiere. Questa è un'iniziativa che viene portata avanti dal Comune di Casale Monferrato in collaborazione con la cooperativa Vedo Giovane, di un progetto che è partito 2 anni fa e che sta portando a creare sempre più educativa territoriale nel mondo dei ragazzi. Un progetto che volevamo portare avanti nei primi 2 anni soprattutto, ma che a causa di questa emergenza abbiamo dovuto un attimo rallentare, ma che nonostante le difficoltà sta incominciando a dare i primi risultati.
questo risultato, appunto, come dicevo, è importantissimo perché i ragazzi si sono organizzati da soli nel preparare questo torneo in uno dei loro posti dove si trovano, e quindi questo dimostra come, se ai ragazzi viene data fiducia e possibilità di organizzarsi, loro hanno la responsabilità di fare le cose. Questo è un primo passo, ce ne saranno tanti altri e andiamo avanti in questa direzione. Ciao, sono Nimrod Vaccari, un ragazzo che è stato volontario e attivo per organizzare questo torneo. Il torneo è stato organizzato grazie a un mio amico Sebastiano, che un giorno ci ha riuniti e ci ha proposto questa iniziativa. Abbiamo accettato. Abbiamo organizzato 3 squadre da 5 giocatori ciascuna e ci siamo preparati per giocare in via Bistolfi. Secondo me è stata veramente una bella iniziativa perché non avevamo mai fatto niente prima d'ora e quindi è stata anche una nuova esperienza per noi. Stiamo divertendo e spero possa essere anche non solo un divertimento per noi, ma anche un aiuto per la città, e in modo che gli altri che passano di qua ci vedano in modo diverso e non solo dei ragazzini che giocano al calcio, ma un centro che possa aiutare.